Domani la Giunta del Lazio dovrebbe presentare il nuovo piano rifiuti regionale, ma le province lo respingono perché in vista della chiusura della discarica di Malagrotta nel piano la Regione darebbe il via libera al conferimento dei rifiuti di Roma nelle loro discariche. Ieri l'assessore regionale competente Pietro Di Paolo ha incontrato i colleghi provinciali che si occupano della materia e allora ha anticipato le linee guida del piano rifiuti. Nel giorno del suo 60° compleanno desidero rivolgere a Carlo Verdone i migliori auguri a nome mio e della Regione Lazio, lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Artista poliedrico e romano verace, aggiunto Polverini, ha contribuito con i suoi film e i suoi celebri personaggi a tenere alto il nome del nostro territorio nel cinema italiano ed internazionale. A Verdone, anche oggi impegnato sul set, auguriamo un semplice maggior successo e siamo certi che con la sua inconfondibile ironia continuerà a farci sorridere. Auguri anche da parte nostra. Il CIPE ha sbloccato in queste ore il finanziamento di 468 milioni con l'approvazione definitiva del corridoio intermodale Roma Latina e il collegamento Cisterna-Valmontone. L'importo complessivo dell'intervento ammonta a 2 miliardi e 728 mila euro e viene realizzato in partenariato pubblico-privato di cui il contributo pubblico non supera il 40%. I restanti 711 milioni di contributo pubblico sono inseriti nel piano programmatico per le infrastrutture 2011-2013 del Governo. La rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento Asdom di Colleferro con in testa Antonio Di Ribocchi della segreteria FICTEM CGL Pomezia di Colleferro ha occupato ieri mattina le stanze del vice sindaco di Colleferro con l'obiettivo di dare una spinta definitiva alle procedure preliminari della costruzione del polo manutentivo del settore ferroviario della Regione Lazio. I lavoratori dichiarano che dopo 3 anni sono stanchi e non usciranno da quelle stanze occupate fino a quando non avranno le certezze che questo obiettivo sia stato raggiunto. Se nelle prossime ore non arriveranno novità, gli stessi componenti RSU minacciano di passare allo sciopero della fame ad oltranza. Il Codacons è favorevole alla possibilità contenuta nella nuova bozza di piano tariffario di consentire ai tassisti di fare rifornimento di carburante nei depositi ATAC a prezzi scontati, purché precisa l'associazione tale beneficio sia previsto anche per tutte le altre categorie professionali che a Roma utilizzano l'automobile come principale strumento di lavoro. Intanto l'associazione fa sapere di aver depositato il ricorso al TAR del Lazio contro la commissione disagi, che dovrà pronunciarsi sugli incrementi delle tariffe dei taxi della capitale. È stato individuato e fermato dagli uomini della Polizia di Stato di Novara l'uomo che nei giorni scorsi a Fiuggi aveva creato un ordigno con il quale voleva far esplodere un edificio vicino alla Fonte Anticolana. Il soggetto era ricercato per tentata strage, si tratterebbe di un pensionato di 67 anni. Una bomba carta è stata lanciata l'altra notte contro la sede dell'Istituto Tecnico Commerciale Bianchini di Terracina in via Marandola. Sin dalle prime ore gli investigatori hanno iniziato a battere la pista dell'atto vandalico. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un gesto fine a se stesso. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli studenti e i docenti della scuola che si apprestavano ad entrare nell'edificio. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco e i tecnici della provincia che hanno provveduto a verificare l'agibilità dello stabile. Ancora mozzarelle colorati nei negozi della sciocciaria, ancora una volta la Coldiretti torna a chiedere attenzione ai consumatori al momento dell'acquisto e massima severità contro chi mette sul mercato prodotti manipolati. Stavolta le mozzarelle blu sono arrivate a Torrice dopo i recenti casi di Sora e Alatri. Occorre fare immediatamente chiarezza su quanto accaduto, che purtroppo rappresenta l'ennesima notizia negativa in tema di sofisticazioni alimentari per il nostro territorio. Così Gianni Lisi, direttore provinciale della Coldiretti di Frosinone, commenta la notizia delle mozzarelle blu acquistate a Torrice. Anche il comune di Colleferro invita i cittadini ad una proiezione cinematografica gratuita presso il cinema multisale Ariston. Oggi 18 novembre alle ore 17 nella sala De Sica verrà infatti presentato il film del colleferrino Fabio Massimo Lozzi dal titolo Stare fuori. Il lungometraggio ha già partecipato ad importanti rassegne ottenendo grande successo di pubblico e di critica. Ambientato nella periferia romana è la storia di due personaggi ossessionati dal ricordo di un amore indimenticabile. L'ispirazione di Stare fuori, spiega lo stesso regista Lozzi, nasce da una storia vera, una lettera ad un giornale scritta da un ragazzo disperato.
Questa domenica 21 novembre alle ore 17.30 verrà presentata a Zagarolo il volume Il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo, mille anni di storia, dello storico ed eccezionale artista Eugenio Loreti, che festeggerà in quel giorno anche il suo 86esimo compleanno, mentre il commento alle decorazioni del giovane e bravo artista Ercole Andrea Petrarca e la prefazione del grande giornalista e scrittore professor Aldo Onorati.